Sindaco, quale anno è stato per la nostra città? È un anno di preparazione a, diciamo, a diverse inaugurazioni e a diversi appalti che poi usciranno per il 2020. Le inaugurazioni sono quelle finalmente della ritrovata e recuperata completamente Villa Silos, altrimenti detta Contessa per i bitontini, che si trasforma in cittadella dei bambini definitivamente, con un orto sociale, uno spazio dedicato alle sculture del Festival Internazionale che volle Franco Sanicandro, da lui alla sua memoria è dedicato questo spazio. Però ci sono anche un'area concerti, area intrattenimento, area ristorante e soprattutto un parco completamente recuperato, illuminato a LED, che darà sicuramente nuova luce al quartiere. Non solo quindi parte culturale, parte architettonica, urbanistica che prende nuova vita, ma anche una lunga parte commerciale. Sono state attivate le ZES, tra poco partirà questo deposito Amazon, la città si sviluppa anche quindi da un altro punto di vista. Beh sì, chiaramente Bitonto avere un riconoscimento di zona economica speciale significa dire agli imprenditori, per esempio già da subito con la nuova finanziaria, le imprese che solo le imprese che sono inserite nelle ZES possono accedere al credito d'imposta per i nuovi investimenti. Allora, chiaramente avere questo riconoscimento responsabilizza il tessuto comunale ed è chiaro che poi dobbiamo essere pronti a recepire tutte le proposte che ci arriveranno conformi ovviamente alla normativa vigente. La zona artigianale in particolar modo è una zona particolarmente intensa per questo, non solo perché quella l'area definita ZES a seguito del piano strategico che abbiamo presentato, ma anche per la posizione assolutamente privilegiata, due passi a casa autostradale, vicinissima all'aeroporto e peraltro una delle poche zone, diciamo, industriali del territorio pugliese ad avere tutte le infrastrutture a posto. Per quanto riguarda Amazon invece, cerchiamo di risolvere anche questa diatriba che si è creata con Montana. Tanto mi interessa chiarire il rapporto con i miei cittadini, più che con, diciamo, il comune di Molfetta, che non so quanto siano vere le dichiarazioni che sono state riportate, anche perché io ho sentito il sindaco, vista la collaborazione che abbiamo, non avrebbe alcun senso creare delle polemiche a distanza. Per quanto riguarda invece noi, per noi Amazon può diventare non solo un indotto occupazionale importante, ma può anche essere un ponte strategico di collaborazione per la commercializzazione del nostro olio, che peraltro recentemente è stato riconosciuto tra i pochissimi ceppi, diciamo, d'origine dell'olio pugliese riconosciuto a livello europeo. Il fatto di essere citati tra 5 o 6 comunità come origine, come prodotto d'origine meritevole di essere tutelato sotto il profilo anche qualitativo dall'Unione Europea, ci deve necessariamente portare a commercializzarlo, ma a venderlo anche meglio sotto il profilo dell'immagine. Quindi ci siamo lamentati tutti dell'abbattimento dei prezzi dell'olio, del nostro olio di qualità, che è stato un po' parificato a quelli di minore qualità, però ci dobbiamo anche chiedere che cosa abbiamo fatto per metterci nel segmento di comunicazione giusto, cioè per far capire al consumatore che consumare l'olio pugliese non è esattamente la stessa cosa che consumare l'olio di altre parti. E quindi spiegare anche gli effetti organolettici, cioè le caratteristiche organolettiche, ma anche gli effetti benefici sulla nostra salute, come il nostro concittadino Moschetta ha chiarito e ha dimostrato con studi che sono stati poi riconosciuti in USA. Ecco, questa parte secondo me andrebbe venduta un tantinello meglio e credo che Amazon su questo possa darci una grossa mano. C'è qualcosa che si rimprovera per cui chiedere magari scusa ai cittadini? Ma io chiedo scusa ogni giorno, perché quando mi fermo e dico: ma non hai fatto il dosso oggi, stamattina, non hai fatto il dosso stradale vicino davanti a casa mia? Cioè, chiedo scusa perché io per esempio sui dossi ne vorrei fare molti di più. Purtroppo i limiti della burocrazia sono veramente stringenti. Auguri a tutti, speriamo insomma che con il 30 dicembre, in cui commemoriamo la morte della nostra concittadina vittima di mafia, Anna Rosa Tarantino, sia anche una data di impegno per tutti, per le scuole e per noi, per ricordare
Quello che resta spesso nascosto, cioè la nostra capacità di essere silenti di fronte a determinati fenomeni, non fa altro che incentivare i fenomeni stessi. Noi speriamo che con l'accensione delle frasi dedicate alle vittime di tutte le mafie nella strada di via Porta Robustina, non solo, continuerà fino a via San Luca, speriamo che guardando quelle frasi ci sia nostro figlio accanto che ci chieda come è morto, ma soprattutto come è vissuto l'autore di quella frase. Questo insegnerà molto e darà, credo, tanto alla nostra cultura delle generazioni successive.